Ok, come ti avevo detto prima, se tu vedi, abbiamo appena messo, abbiamo lasciato aperto qua, qua è aperto. Guarda la temperatura come va su veloce. Adesso stiamo lavorando proprio sulla temperatura che sale, 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 la facciamo salire fino a un po', così diamo una scottata dentro. Poi la signora intanto ha deciso che è il capo, che facciamo anche le zucchine, quindi prima facciamo la parte di verdura e poi faremo la carne. Per fare la carne, avere tanto tanto caldo, io fra 10 minuti accenderò ancora mezzo cesto nell'accenditore, così quando abbiamo finito la verdura scarico dentro quel mezzo cesto di brace caldissima, la temperatura andrà su ancora tantissimo e lì la bistecca, che è la nostra protagonista del giorno, sarà fantastica. Ciao. Dopo. Allora, abbiamo messo peperoni qua dentro direttamente sul carbone, perché io li voglio che diventano neri, 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 così devono bruciare. Poi dopo vi faccio vedere cosa combiniamo di bello. Non siate spaventati, eh. So che non ve ne frega niente, tanto male che vada brucio io, mica tu, però. Allora, e poi una cosa mi sono dimenticato. Qua andiamo con i peperoni, poi mettiamo su le zucchine, che la signora ha voluto. Mettiamo il coperchio, perché noi cuciniamo sempre il coperchio chiuso. E poi mi sono dimenticato una cosa, ragazzi. Quando fai il barbecue, non esiste che non ti bevi una birra. Questo è il trucco. Se tu non ti bevi una birra, il barbecue non viene bene. Quindi, questa me la bevo alla vostra. E intanto andiamo avanti. Cheers! Eccoti. Andiamo a vedere i nostri peperoni, dai. Cazzo, li ho bruciati. No, scherzo. I peperoni devono essere così, ragazzi. Bruciati. Adesso facciamo un po' di qua. Bruciati, già c'è un errore, ce n'è uno giallo che non c'entra niente, sempre dello stesso colore, non so perché, ma se mette lo stesso colore cuociono tutti nello stesso periodo, nello stesso tempo. Ok, dopo vi faccio vedere come pulirli. Nel frattempo abbiamo messo anche le zucchine, avete visto, no? Così non voglio contente. Dopo sembrano bruciati, ma non sono bruciati, dai, abbiamo fatto uno scherzo. Prendiamo uno e cominciamo a fare questo lavoro qua. E togliamo questa crosta nera che vedete sopra, che è la pelle che è proprio bruciata, così piano piano. Guarda che bello, scotta tantissimo. Ve la faccio breve, poi va preso, sfilettato, lo taglio a striscine, caldissimo ragazzi, sembra che è uscito dal fuoco. Ok, poi si prende, lo mettiamo qua dentro, io lì poi dopo mettiamo un filo d'olio, ma un po' tanto d'olio, non un filo d'olio, un bel po' di olio, e io metto anche dell'aglio, l'aglio fresco tritato, è buonissimo, ok? Quindi andiamo avanti a fare questo lavoro e niente, buona continuazione. Allora, il peperone è finito, nel frattempo io ho messo sempre un po' d'aglio, un po' di olio, quindi abbiamo detto olio, ma ne va di più, questo è sale, qui io non ve l'ho detto, importante il sale, eh. Io metto l'aglio, tutti quanti le signore dicono che l'aglio non va bene, consiglio, fatene due 18, l'una con l'aglio e una senza aglio. Tutti mangeranno quella senza aglio, poi quando l'hanno finita, che è buonissimo, diranno, beh, assaggiamo quell'altro, e divorano anche quello con l'aglio. Poi siamo andati a fare tutto con l'aglio. Mi dispiace che non si sente l'odore, perché il profumo è fantastico. A dopo. È tornato. Verdure. Barbecue non è solo carne, pesce, è anche verdure. Abbiamo fatto un po' di zucchine che sto tenendo in caldo, vieni a vedere, da vicino. Abbiamo grigliato e stiamo aspettando di tirarle via. Ok, e poi cipollotti fatti in modo, abbiamo scoperto in una vacanza in Spagna, loro li fanno così, hanno una salsa pazzesca che poi noi abbiamo e cercheremo di replicare. Cipollotti si bruciano così, dall'altro si toglie ancora il bruciato, si mangiano, e a me non piacciono di solito queste cose, ma sono buonissime. Quindi questo è un bel contorno. E fa poco io la bistecca, però.
Avevo detto prima che avevo messo un po' di rinforzino per quanto riguarda la carbonella. È caldissimo, ragazzi, voi non avete idea, è perfetto. Possiamo andare su bene la temperatura. 6 minuti cuciniamo tutto, Guarda un po', 250 gradi, Ci siamo, ragazzi, è il momento. Momento clou. Ciao bistecca, iniziamo. Siamo con questa fiorentina che non è, se la mettiamo in mezzo. Questa bandiera. Questa qua. Non l'ho messa bene, mannaggia. Ah, va bene, lo stesso, così. Vediamo. 2 minuti. Poi leggiamo un po', così la grill max, questo segno della griglia sotto bella bruciata, deve essere eccezionale. Questo è il vanto del grande pitmaster, del grande cuoco del barbecue. Poi vediamo se viene, potete che siano buone. Vediamo queste grill max, se sono venute o no. Sì, dai, mi piace. Per il mezzo la lasciamo lì un attimo. Una bella striscia. Una bella striscia. Mi piace, mi piace. Ci siamo. Guarda cosa ho fatto. Ho spostato diretta le più alte, quelle che avevano meno cotte. In diretta quelle più piccole, che sono già cotte. Quindi, sorpresa. Mettiamo tutto qua dentro. E le lasciamo riposare 5 minuti. Messi qua dentro, a me piace pensare che è come se ti mettono a te col culo a 250 gradi, dopo ti vuoi riposare un attimino, quindi in realtà lo teniamo perché conteniamo dentro i succhi. Le altre bistecche che dobbiamo tagliare sono, si raffreddano meno rapidamente. Io di solito taglio in piatto per i miei ospiti, perché almeno faccio delle fettine un po' più piccole, sennò la gente si mette, fa dei tagli un po' grossi, poi una carne alta è un po' difficile da masticare. Poi vediamo com'è venuto, dai. Il fumo c'è. Dentro è così perché ai miei commensali piace così, non vuole che esce sangue. Questo qua è un ben cotto, però mi sa che ci siamo, Quindi vediamo un po' che si dice. Dai, buona Pasqua! Buona Pasqua, Covid 2020, coronavirus, roba buona. Ciao, auguri!